Alle 10:18 di questa mattina è iniziato l'ultimo volo della cabina della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 23 maggio. In pochissimi minuti l'elicottero Ericsson l'ha agganciata e portata via verso il campo sportivo di Gignese. Sul posto c'erano decine di cronisti, la procuratrice capo Olimpia Bossi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il comandante provinciale dei Carabinieri. Settimane di lavoro per i Vigili del Fuoco per preparare questo giorno e terminare così la rimozione dei rottami dal Mottarone. Era necessario preservare in ogni modo il reperto e quindi buona parte del lavoro è stata dedicata proprio a mantenere nella posizione reciproca che avevano al termine dell'impatto tutti i vari componenti meccanici della cabina, in particolar modo per la testa fusa che, come sapete, si era conficcata all'interno di un tronco, di un abete. E quindi anche tutta l'operazione di imbragatura, di fissaggio che era necessaria a consentire poi il taglio di questo abete e il raddrizzamento della cabina. E bisogna fare in modo tale che durante questa operazione la testa fusa non si sfilasse dal tronco, perché questo i periti ci avevano chiesto di fare. Questo che avete visto è un S-64, un Sikorsky. È partito da Cuneo, dove viene impiegato per la campagna antincendi boschivi, perché è un elicottero estremamente versatile, che può essere allestito anche con dei cassoni che trasportano grossi quantitativi di acqua e quindi permette di effettuare questo tipo di lavoro. Dopodiché smonteremo le strutture che abbiamo realizzato e restituiamo il territorio.